dobbiamo proseguire quindi la costruzione del portale e dobbiamo fare diciamo il simmetrico rispetto all'asta che unisce i nodi 2 e 15. Quindi selezioniamo la colonna laterale, la capriata, e entrando nel menu Edit, Replicate, vedete che le possibilità diciamo, di copiare gli elementi sono varie. Possiamo fare semplicemente delle diciamo, copie attraverso delle traslazioni, quindi lineari, radiali, oppure fare delle specchiature. Allora, in questo caso viene chiesto l'intersezione del piano con, in questo caso dobbiamo scegliere con il piano XZ, l'intersezione con il piano XZ. Allora, la retta, diciamo, rispetto al quale dobbiamo fare la simmetria è una retta che passerà per il punto X di coordinate 12 e z con 1, 0 e x di coordinate 12 e z con 2, 1. Cioè praticamente io è come se avessi disegnato un vettorino in questo punto, un vettore unitario in questo punto, ok? E vi dico praticamente di effettuare semplicemente una specchiatura rispetto al piano che passa per questo vettorino e è ortogonale all'x. Allora, vedete che qua c'è ci sono sempre le opzioni che possiamo dare nella copiatura degli elementi e se notate in fondo trovate scritto anche nella parte in basso a sinistra Rotate Local Axis Where Applicable. Allora in questo caso che cosa fa? Lui ruota quelli che sono gli assi di riferimento degli elementi. Allora, noi in questo caso vogliamo che gli assi di riferimento locali dell'elemento rimangano lo stesso, perché altrimenti possiamo fare confusione. Quindi spuntiamo questa opzione, invece lasciamo ferma l'opzione del merge join, cioè se lui trova dei nodi doppi automaticamente unisce. Okay? Succede che nella specchiatura magari vengono fatti rispondere agli elementi che vengono selezionati. Ok? A questo punto diamo ok e lui si è ricostruito. Allora, se vedete bene, lui qua su ha fatto praticamente un nodo doppio. Se voi andate a fare un zoom, vedete che c'è un nodo in più, effettivamente. Molto probabilmente perché io ho dato 12, invece quel dopo ordinato, questo punto non era proprio 12, ma era 11,95. Quindi basta semplicemente tornare indietro, riselezionare gli elementi di cui vogliamo fare il mirror, quindi abbiamo detto 11,95,33, 11. In questo caso abbiamo fatto la specchiatura in maniera perfetta. Poi per essere sicuri comunque riselezioniamo il tutto e andiamo a fare, andiamo a imparare un bel merge dei nodi. Quindi edit, edit point, merge joints e impostiamo nella tolleranza. Sappiamo ad esempio che non abbiamo degli elementi che sono a distanza superiore ai 10 cm, nella nostra base, quindi va bene lasciare la tolleranza di default. E lui automaticamente fa un'eventuale pulizia dei nodi. Ora, visto che ci siamo, modifichiamo anche quelli che sono le aste della quadratura reticolare in questo senso. Noi l'altra volta abbiamo dato una suddivisione automatica degli elementi frame in maniera tale che tutte le caratteristiche della sollecitazione venissero calcolate in 5 stazioni, no? Le due diciamo estreme più 3 intermedie. Negli elementi della travatura reticolare questo non ci interessa perché le travature reticolari per definizione sono soggetti, teoricamente sono a sforzo normale, quindi
eventualmente a noi basta esclusivamente quello che è il valore dello sforzo normale del nodo iniziale e finale. Quindi riselezioniamo esclusivamente quelli che sono gli elementi della nuova finale. E entrando nuovamente in assign, frame, automatic frame mesh, e a questo punto sbaffiamo nuovamente il minimo del numero di segmenti, quindi togliamo questa opzione e vediamo ok. Sì. Non sono uguali, ora si guardano. Allora, vediamo se effettivamente, come dice la vostra compagna, lui ha ribaltato gli assi di riferimento. Rocker assist, frame, ha praticamente modificato quelli. Allora, quelli delle colonne sono rimasti corretti, ha modificato quelli della capriata. Effettivamente è vero. Allora, facciamo in questo modo, riselezioniamo questi, ok, tutti gli elementi della capriata, e a questo punto basta fare, se li vogliamo nello stesso, diciamo, che siano concordi, basta eventualmente fare assign frame, local axis, a questo punto ci viene chiesto di quanto dobbiamo ruotare quelli che sono questi assi di riferimento. Allora, teniamo conto che dobbiamo fare una rotazione in maniera tale che z vada su x, quindi oraria, quindi qua mettiamo 90 gradi e dovrebbe... No, allora, basta, meno 90. Ah, ma scusate, no, ma perché ha specchiato, no, questo, ok, basta invertire la connettività delle aste se vogliamo lasciarla uguale, perché gli assi effettivamente li ha messi corretti, l'asse 2 è ancora è sempre, diciamo, ortogonale all'asse, ha invertito semplicemente la direzione degli assi, quindi quelle eventualmente a noi non ci danno fastidio, però se le volessimo cambiare basterebbe semplicemente selezionare tutti gli elementi, e poi assign, frame e reverse connectivity. Facendo in questo modo vengono rimessi come l'altra. Se questo è il problema. Va bene? Siamo? Allora, togliamo dalla lista a questo punto gli assi locali che non ci servono e togliamo anche i nodi che intanto danno solo noia. Vi faccio vedere che... Sì. Quando hai fatto automatico mesh, ho tolto... Allora, siccome come opzione l'altra volta avevamo messo di calcolare come numero minimo di stazioni, diciamo, per calcolare i nodi, 5 stazioni, quindi io ho risbaffato quella, l'ho tolta, e quindi lui per default riprende la propria missione. Allora vi faccio vedere anche che eventualmente se volete controllare che l'orientamento degli elementi sia corretto, cioè se le sezioni sono state inserite in maniera corretta all'interno degli elementi, potete eventualmente scegliere anche la vista estrusa, quindi la vista solida della struttura, per controllare se tutto procede in maniera corretta. Mettendo un 3D, questo salto mi fa l'idea che... Ah no, cioè, molto probabilmente qua le aste di parete che hanno un colore. Allora, per quanto riguarda il doppio tillo, vedete che è messo in maniera corretta. Non ce l'hai qua? Non ce l'hai da tutte parti? Dalla prima e in tutto quel menu lì non c'è scritto da nessuna parte. Extrude view magari in basso a destra, non c'è scritto.
Allora, quando volete cercare qualcosa che non sapete precisamente dov'è, basta semplicemente help in linea context e index cerca extrude view. Guardiamo un po' extrude. E solitamente questa però è solo per estrudere gli elementi. Vediamo un po' se mi dà. Ah, c'è un pallino in fondo. Ok, poi profili a doppio D non li fa vedere, ma perché questo può darsi che sia un problema in questa versione. Mi sembra che anche nelle versioni precedenti esiste. Non so se a voi le fa vedere le sezioni a doppio D come estrude, a voi sì? Sì, estrusa. Ah, o molto probabilmente ha una sezione, poi ha una section. Scusate che controllo una cosa. No, allora abbiamo quindi disegnato la nostra travatura, diciamo il nostro portale nel piano. Ok, a questo punto quello che dobbiamo fare, togliamo anche gli assi locali del piano. Allora, dimmi qual è il problema. Lista 2D. Allora, view, allora, se ti vuoi rivedere la vista di prima, ma leggi un po' il sistema di riferimento, dove sei? Quindi non è il piano della travatura. Se te vai in set 2D view, è view set 2D, te ti devi mettere nel piano X, Z, coordinata Y, Z. Ok? Allora, a questo punto questi portali si ripetono a passo di 5 metri, quindi possiamo selezionare il tutto e entrando in Edit, Replicate, diciamo di fare una replicazione lineare, il numero di, dobbiamo ancora, 2, 3, quindi ancora 5 portali dobbiamo fare, giusto? Sì. 5 portali che sono a distanza lungo y di 5 metri, quindi di 5. Che c'è? Ma gliene hai messa la coordinata? Ecco. Allora, intanto questa è la struttura, guardate se mi viene in questo modo. E ora vado un attimo da lui. Thank you.
Allora, ci siamo fin qua. A questo punto modifichiamo quelli che sono i vincoli alla base, perché noi abbiamo detto che nella nostra concezione della struttura praticamente vogliamo che i vincoli alla base funzionino come degli incastri nel piano del telaio, ma nella direzione ortogonale, quindi in direzione Y, funzionino come una struttura pendolare, quindi vogliamo delle scendere, no? Allora, mettiamoci sul piano XY a quota Z uguale a 0, quindi più 7 di I, e scegliamo il piano XY a quota Z uguale a 0. Ok? A questo punto selezioniamo tutte queste e attraverso o il menu di scelta rapida, che è questo qua per i vincoli, oppure entrando nel menu Assign, Join, Restrain. Allora, vogliamo che questi siano degli incastri nel piano XZ e delle cerniere nel piano ZY, ok? Quindi ricordandoci che se noi non facciamo delle modifiche, gli assi locali dei nodi coincidono con il sistema di riferimento globale, ok? Noi vogliamo sicuramente bloccare tutte e tre le traslazioni, quindi lungo X, lungo Y e lungo Z, e fin qui ci siamo. Poi vogliamo bloccare anche la rotazione intorno all'asse Y, quindi vogliamo bloccare la rotazione intorno a 2, e in più, diciamo, vogliamo naturalmente bloccare anche la rotazione intorno a Z, quindi che è intorno all'asse Y. Quindi lasciamo come diciamo, opzione l'unico grado di libertà possibile, la rotazione intorno all'asse locale 1 del nodo che coincide con l'asse X globale. Ok? Allora, se voi ora digitate, cioè digitate il tasto OK e vi mettete nuovamente nella lista 3D, noterete che SAP ha cambiato automaticamente il vincolo. Vedete? Praticamente, ora se lo rotiamo un pochino si vede meglio, ha messo praticamente nel piano XZ un rettangolo per far capire che è un incastro, e nel piano YZ invece ha messo un triangolo per far capire che è una scendere fissa. Quindi, una domanda, come si fa la metà? Hai replicato l'incastro? No, non hai replicato. E allora che cosa c'hai a posto dell'incastro? Gira? Parte da me che stai dicendo. No, selezionali tutti. Come ho fatto ora io? Ma il fatto che anche se. Allora, te considera che SAP, ogni volta che te selezioni un nodo e gli dai delle nuove caratteristiche, lui cancella tutte quelle precedenti, se te non le hai detto di mantenere. Quindi se ora metti caso che a te non dà, diciamo, replicando la condizione di vincolo, tanto che ora la vuoi modificare, quindi te seleziona tutti i nodi della base e dargli la condizione di vincolo come ti ho detto ora. Ok? Ci sei? Ci siamo? Allora, a questo punto non mi ricordo se avevamo importato la sezione degli HDC, che era un HIACCI al 120, non mi sembra di sì. Andiamo un attimo. HIACCI al 120 c'era. Ok. Allora, mettiamoci ora in copertura e quindi cominciamo a definire quelle che sono la struttura di copertura, l'ornitura secondaria, no? Quindi gli HIACCI. Allora, facciamo in questo modo, view,
e selezioniamo set 3D view, e una volta selezionato set 3D view, qua c'è la possibilità di fare una fast view, e per quanto riguarda la fast view scegliete XY. Se ora noi andiamo ok, vedete, abbiamo una vista di questo tipo, no? Quindi diciamo la vedete dall'alto, ma vedete tutta la struttura. È come se fosse, diciamo, una prospettiva. Siamo. Allora, mettiamo anche in vista i nodi, perché io ne ho tolti, ma se no non si vede niente. Allora, per facilitare il tracciamento degli arcarecci, possiamo anche. Non l'ho fatto. Vabbè, mettiamoli uno a uno. Allora, si può fare. Allora, possiamo ragionare in questo modo: selezioniamo tutti i nodi superiori della prima capriata. Per ora solamente quelli intermedi. Ok? A questo punto entriamo nuovamente nel menu Edit e andiamo in Extrude, e c'è la possibilità di estrudere un punto secondo una linea. Quindi Extrude Points to Frame. L'unica selezionabile, ok? Selezioniamo questa, vi chiede quale sezione volete impiegare, a me per default è già la che ha 120, e poi mi chiede quante estrusioni voglio fare e in che direzione. Allora, io voglio fare un'estrusione sola e in direzione Y con una lunghezza di 5, che è il passo che devo portare. Così facendo, io sistemo tutto. Siamo. Allora, ruotiamo nuovamente ora la vista e andiamo a modificare, quindi selezioniamo gli arcarecci e diciamo naturalmente che gli arcarecci sono inclinati 5 gradi, no? Quindi mettiamo in vista quello che è il sistema di riferimento locale di questo arcarecce, l'axis, e gli vogliamo dare una rotazione di meno 5 gradi. Gli assign frame local axis, e noi gli diciamo di dare una rotazione di 5 gradi. Anzi, scusate, meno 5 perché è un gradi. Meno 5 dovrebbe essere corretta, se non sbaglio. Esatto, li ha rotati leggermente. Per accorgersi se tutto è corretto, basta togliere, giusto per chiudere un po' la vista, il local axis e rimettere la vista estrusa. E effettivamente, se io vado a controllare i miei arcarecci, vedete, sono situati sulla vista, si vede che sono messi in maniera corretta. Chiudiamo la vista estrusa. E rimettiamoci in vista piana come prima. Più. Ci siamo? Allora, 7-3D più XY. Ritorniamo dalla vista nuova, che tanto ci dà un fastidio. Allora, selezioniamo questi arcarecci e a questi invece diamo una rotazione di 5 gradi al sistema di riferimento locale. Quindi local axis 5. Siamo.
però l'ho messa invece di meno 5 gradi, in questo caso 5 gradi. Ok? Quindi ho rifatto la stessa operazione. Ditemi se fin qui ci siete. Siete? Vado avanti, eh? Allora, selezioniamo tutti questi arcarecci. E a questo punto rifacciamo nuovamente, diciamo, copiamoli, replicate, e quindi vedete ci sono già 5 campi, in questo caso sono 4 campi, quindi sono 1, 2, 3 e 4, a distanza di 5 metri. E ci siamo. Poi riselezioniamo il tutto e facciamo un bel merge joint per essere sicuri. Quindi select, possiamo anche selezionare call. Dici? Secondo me no. No, forse hai ragione, sì. Allora, torno indietro. Allora, ci dovrebbe essere un tasto qua, che ora io non vedo perché è piccolino. Aspetta, sotto, eccolo qua. Allora, se voi guardate tra i vari menu di scelta rapida, c'è anche questo qua per PS, per selezionare l'ultima cosa che avevate selezionato. Quindi io riseleziono i miei arcareggi con questo tasto, e a questo punto edit, replicate, avevi ragione, 5 e 4. Ok, ora ci siamo. Quindi selezioniamo il tutto, select, all, visto che ci siamo, mettiamo vista anche i nodi, ma dovrebbe averli già selezionati, perfetto. E a questo punto rifacciamo un bel merge joint. Per evitare che ci siano dei nodi dopo. Allora, abbiamo quasi terminato, manca solo da diciamo mettere gli arcarecci laterali e le controventature. Allora, per quanto riguarda gli arcarecci laterali, possiamo fare un ragionamento di questo tipo, cioè pensare come veramente verrà realizzata la costruzione. Allora, generalmente, cosa succede? Voi avrete la colonna. Dalla colonna parte la cavigliata reticolare e subito accanto alla colonna partirà il primo arcareccio. Ok? Quindi diciamo quell'arcareccio non sarà in asse con la colonna. Quindi voi potete tenere conto di questo fatto in SAP, mettendo un arcareccio diciamo che è spostato, okay? Oppure potete mettere in corrispondenza diciamo dell'asse quello che è una trave fittizia, che sarà poi quello che è il traverso del controvento di parte, il traverso della struttura, tenendo poi conto diciamo, che questo elemento molto probabilmente sarà soggetto a delle azioni aggiuntive. Però il SAP vi dà la possibilità di modellare il tutto come volete. Quindi io potrei decidere anche di fare una cosa di questo tipo. Allora, rimettiamo una vista in piano, set 2D, scusate, set 2D, ma la fast istruzione in questo modo. Togliamo gli assi locali perché non mi interessa, e li lasciai. Allora, innanzitutto dobbiamo ancora modificare quelle che sono le condizioni di vincolo alle aste, perché per ora queste aste sono praticamente
semplicemente sono collegate, diciamo, come incassi perfetti alle cambriate, non le abbiamo date nessun tipo di rilascio interno, ok? Mentre le HRC noi abbiamo detto, supponiamo che siano semplicemente appoggiate alle cambriate, quindi vuol dire semplicemente che il momento flittente all'estremità di questi elementi deve essere nullo. Quindi noi possiamo fare anche in questo modo, selezioniamo tutti gli HRC con select property e frame section, e a questo punto andiamo a selezionare tutti gli elementi frame che hanno la sezione trasversale con un HR120. Questo è un altro modo di selezionare gli elementi. Una volta che abbiamo fatto questo, possiamo andare in Assign, Frame, Releases, Partial Fixed, che era quello che ci permetteva di dare i rilasci, ok? E per il momento rilasciamo esclusivamente quello che è il momento M3 a entrambi gli estremi. Può darsi che poi dopo, quando faremo un run, eventualmente SAP ci darà degli errori perché abbiamo rilasciato troppo, ma significa semplicemente che dovremo andare a modificare solo alcune cose. O ancora più semplicemente, tenendo conto del fatto che comunque noi andiamo a svincolare tutti gli HRC consecutivi, noi possiamo anche pensare di mettere esclusivamente nullo il momento M3 al nodo start, perché tanto poi dal nodo start dell'altro HRC è 0, e quindi di conseguenza anche il nodo end di quell'HRC avrà un momento nullo. Quindi mettiamo direttamente M3 e poi mettiamo anche un M22. In questo modo. Allora, a questo punto mettiamoci in una vera vista piana e cominciamo a mettere i controventi di fase e poi sistemeremo il discorso di quegli HRC che manca. Allora, 7-2D, a questo punto mettiamoci in una vista che potrebbe essere la vista del piano YZ con X uguale a 0. Allora, siamo in questo punto, ok? Allora, noi sappiamo che nella parte centrale c'è un controvento, ok? Un controvento di fascia, che è tale, diciamo, da dividere a metà quella che sarebbe la lunghezza libera di inflessione di queste colonne, secondo il progetto che abbiamo fatto. Allora, innanzitutto selezioniamo tutte le colonne e edit line, dividi frame in due parti uguali, e fin qui ci siamo. Poi, siccome noi per ora non abbiamo ancora fatto il predimensionamento della complementatura di pareti, quindi ci siamo stoppati un attimo per poter avanzare, immaginiamo per ora di aver trovato che le travi, diciamo, orizzontali che tengono, diciamo, che uniscono tutte le colonne al complemento centrale siano sempre degli HRA 120, quindi per ora facciamo queste cose. Allora, per inserire questi HRA 120 mettiamo, selezioniamo il comando di scelta rapida Draw Frame Cable, selezioniamo la sezione trasversale HA120 e a questo punto ricordiamoci che queste saranno anche in questo caso delle travi cosiddette pin, cioè delle travi incendiarate. Quindi invece di lasciare il continuo selezioniamo pin, andiamo nello spazio sotto per essere sicuri da mezzo. E a questo punto possiamo cominciare a tracciarle. Qua. E poi le tracciamo anche nella parte sopra. Ok? Allora, a questo punto mettiamo un attimo in vista di Elisis. E siamo in questa direzione. Allora, dobbiamo a questo punto mettere le croci di Sant'Andrea nel campo centrale, quindi andiamo ancora sulle aste
con il comando di scelta rapida e selezioniamo una sezione trasversale. Noi per ora non l'abbiamo predimensionata, supponiamo che i controventi anche in questo caso vengano realizzati con due rally a 60x60x6x15, quindi selezioniamo queste e al solito saranno delle aste incendiarie. Allora, per ora mettiamo completamente la croce di Sant'Andrea, eh? Allora, vi faccio notare che per quanto riguarda le due aste, diciamo, della croce di Sant'Andrea terminali, vado a togliere l'opzione del releases al nodo end o al nodo start, semplicemente perché se tu, siccome qua io ho messo già un vincolo a cerniera, okay, quindi già il momento lì è svincolato, se a queste aste vado ulteriormente a dire che il momento è nullo, il SAP automaticamente lì sicuramente mi dà un errore, perché mi dice guarda che quel nodo lì può andare liberamente intorno a X come ti pare, okay, perché non c'è nessuna asta che è virgolette minore. Quindi vediamo un attimo il sistema di riferimento locale di questi elementi. Per questo elemento, questo è il nodo start, quindi basta cliccare con la destra sull'asta e entrare nel nodo start. Se non cliccassi, ecco. Quindi, allora, praticamente è quest'asta qui, io guardo il nodo, il sistema di riferimento locale. Quest'asta va da qua a qua, questo è il suo sistema di riferimento locale, quindi questo è il nodo start, cioè il primo nodo iniziale. Quindi clicco sull'asta con il destro e poi vado sul nodo, se me lo prende, e a questo punto gli dico che il nodo start, no, ma non l'ha visto. Facciamo così che faccio prima, seleziono l'asta, assign frame e releases. E a questo punto diciamo che nel nodo start non c'è niente. Ah, guarda. Sì, per te sì. Per te è il nodo finale, per me è il nodo iniziale. Sì? Che è successo? È sparito. Ok. Questo salto non è stato scraccato molto bene. Allora, la stessa cosa facciamo per quest'altra asta. Assign, frame. Vediamo qua come sono messi gli assi locali, che non ve lo ricordo. Ok, quindi questo è il nodo start sempre. Quindi dobbiamo dirvi che nel nodo start il momento deve essere diverso da virgolette a zero, in questo modo. Diamoci una bella salvata, non si sa mai. Allora, andiamo sull'altro allineamento, quindi posizioniamo l'altro controvento di parete facendo le stesse operazioni, quindi sia sull'allineamento centrale che anche nell'altro allineamento laterale. Quindi questo ora fatto velocemente da voi, io non vi sto più a vedere le stesse operazioni. Quindi mi metto innanzitutto su 11,9533, che è l'allineamento centrale, ok? Divido le colonne a metà, ok? E a questo punto seleziono con la marcia 120 in questo modo.
Che punto siete? Persi da qualche parte? Sì, lo dovete fare su tutti e tre gli allineamenti. Su quello centrale, esatto, e poi su quello laterale. Ok, quindi io diciamo che per ora ci sono arrivato e faccio anche un bel merge di join dei nomi. E ora vi do la salvata. Ditemi quando ci siete. E se ci siete? Perché mancano ancora i controventi di falda. Dimmi. Qua? Sì, le croci di Sant'Andrea, sì. Sì. Voi vi dovete sempre assicurare che ciascun nodo del modello, okay, non abbia dei gradi di libertà possibili quando ci confluiscono diverse aste. Perché se ci arrivano troppo aste, che ad esempio tutte sono state svincolate in momenti, okay, allora il nodo lì è libero di votare. Se tutte le aste che ci convergono sono svincolate da un punto, e dopo un sacco ovviamente ce l'ha ci dice che la struttura è mal condizionata. Ci stiamo? Che c'è? Quando l'ho riaccesa adesso anche il sistema di riferimento globale era di nuovo ritagliato. È questa qui? No. Questa qui? Non c'è niente? Sì, sì, non c'è niente. Thank you.
questa. Vai. Ma comunque avete avuto un passaggio dei voti, perché questi piloni erano sperati, cioè il lungo l'asse in questo a oggi abbiamo cambiato alle perché cioè, sì, le condizioni di vita, le condizioni di vita, sicuramente avuto stato. Chi era che mi voleva prima? Tre. Ah, vieni. C'è la possibilità di fare l'annoccio a sé? No. Che io sappia no, che non so. Poi, tipo, come era il padre? No, che io sappia non c'è la possibilità. Però, vi insegno una cosa. Se voi volete modificare un file che avete salvato nella 17 e poi eventualmente aprirlo in una 14, c'è il modo, ma siccome non, come mi chiedeva il vostro compagno, SAP non permette di salvare nelle versioni precedenti, cioè mentre diciamo file realizzati con versioni precedenti SAP possono essere aperte nelle successive, non è vero in viceversa. Praticamente, se voi andate a guardare tra tutti i file che SAP vi genera quando voi salvate il modello, quindi se entrate nella cartella dove eventualmente è stato generato, dove è stato salvato il modello, sono questi, ci dovrebbe essere questo file qua che è acciaio pelle, vedete, $S2K. Se voi lo aprite, come un TXT, quindi se voi gli date un apri con, ci dovrebbe essere, o è questo o è questo, non mi ricordo quale dei due, però dovrebbe essere, sì, un, no, questo qua. Allora, apri con, selezionare un file. Allora, se voi andate di aprirlo come un blocco note, lui praticamente vi fa vedere tutto il file testo, ok? Che è questo. Questo qui praticamente è tutto il file di input che il SAP si crea per poi poter lavorare. Allora, praticamente basta andare un attimo a cercare qua dentro nel file dove lui dichiara la versione di SAP. Lui troverete SAP versione V17, punto, quello che è, e cambiate quella versione e gli date, ad esempio, se voi lo volete aprire in 14, eccetera, quindi 14 ad esempio .0.0, lo modificate e lo chiamate poi con un altro nome, naturalmente. Una volta fatto questo, basterà andare in SAP e semplicemente entrando in file e dirgli di importare un file, come vedete, S2K text file, quindi lui si rimporta tutto il file, okay? E naturalmente può darsi che vi dia degli warning, perché magari voi avete usato anche delle opzioni che nelle versioni precedenti di SAP non c'erano, ma generalmente tutta la geometria riesce a salvare, ok? Allora, fin qua ci siamo arrivati, ci siamo al modello completo, eh? Allora dobbiamo mettere i controventi di falda e poi eventualmente dovremo risolvere quel problema degli arcarecci, se li vogliamo mettere oppure no, quelli che mancano in corrispondenza della linea di colmo e quelle che diciamo laterali. Allora, mettiamo innanzitutto i controventi di falda, quindi rimettiamoci nuovamente nella vista lì, però nella vista 3D rapida, diciamo vista rapida. Allora, noi dobbiamo aggiungere dei controventi nel campo centrale, che sono, che è questo, va bene? Allora, eliminiamo dalla lista i rilasci, no, i rilasci sono questi due. Allora, noi sappiamo che sono anche i controventi di falda delle croci di Sant'Andrea. Allora, non mi ricordo se l'esercitazione avevamo trovato la sezione trasversale dei controventi di falda. Sembra di no.
cioè mi sembra che vi avevo solo definito lo schema statico, ma che poi non avevo deciso come realizzare il schema statico. Allora, supponiamo di realizzare componenti di falda con dei singoli profili ad L, quindi non più profili accoppiati, ma ad esempio profili singoli. Quindi al solito dobbiamo importare una nuova sezione. Allora, section property, frame section. Allora, import new property, vogliamo che sia una sezione in acciaio, però un angolare singolo. Al solito andiamo nelle sezioni già predefinite, euro.pro, e cerchiamo un L60x60x6. Eccolo qua. Il materiale di default quindi ha già un S275. Lo scegliamo. Ok. 60x6. Abbiamo importato la sezione. Ok. A questo punto, tenendo conto al solito che il controvento di falda è una travatura reticolare, dobbiamo utilizzare dei frame che hanno dei rilasci a momenti flettenti agli estremi. Quindi per ora utilizziamo i soliti pin che vengono messi a salto. Quindi prendiamo il tasto di inserimento rapido dei frame, selezioniamo il tipo di sezione trasversale che è L60x6. Come vedete, lui per default ha conservato il pin e li inseriamo. Allora, 1, 2, andiamo così. E poi ok, quindi a questo punto abbiamo inserito siamo? Allora, dobbiamo ancora inserire però quelle che erano, ci siamo di qua, dobbiamo inserire ancora quelle che erano le crociere. Vi ricordate che cos'erano le crociere? Io vi ho detto che nel caso della capiata, quando il vento era in depressione, no? Quindi quando il vento agiva sulla copertura, causava un'inversione delle caratteristiche della sollecitazione. E questa inversione faceva sì che la briglia superiore diventasse tesa e la briglia inferiore della cambiata fosse compressa, no? Avevamo fatto questo ragionamento. Un po' se voi vi posizionate in un piano generico, abbiamo detto che quando il vento va in depressione, quindi va in questa direzione, praticamente questo elemento diventa compresso e questo elemento diventa teso, no? Quindi nasce la necessità di stabilizzare questo elemento, che fuori piano, diciamo, non è stabilizzato, non è trattenuto da nessun punto. Quindi avevamo detto, dobbiamo inserire quelle che si chiamano delle crociere. Crociere che abbiamo detto possono essere, diciamo, realizzate attraverso come delle vere e proprie travature reticolari, in senso, diciamo, ortogonale al piano del nostro telaio, oppure potevano essere anche delle sbatracchiature collegate agli arcatici. No, avevo fatto questi esempi. Allora, per inserire le crociere possiamo ad esempio ragionare in questo modo. Supponiamo di voler tenere fissi questo punto e poi ad esempio o questo punto, uno di questi due punti qua, ok? Cioè li vogliamo bloccare lo spostamento fuori piano, quindi dobbiamo inserire delle triangolazioni. Allora, mettiamoci nella vista 3D, sperando di non fare un macello, e
per facilitarci l'inserimento possiamo decidere di selezionare solo le capillari. In che modo? Al solito facciamo select. Proprietà, frame section, e selezioniamo solo diciamo gli aste che hanno dei profili 2L 80x80x8, spazio 15, che sono la video superiore e la video inferiore. In più, se vogliamo, possiamo selezionare anche le aste di parete, quindi in questo modo vediamo esclusivamente le cambiate. Facciamo, clicchiamo con il destro, si apre questo menu a tenda e selezionate l'opzione Show Selection Only. Ok? Vedete, ovviamente lui mi ha selezionato anche i controventi laterali, perché anche i controventi laterali io li avevo fatti con DL60x60, quindi li possiamo togliere dalla lista. Oppure semplicemente ce li lasciamo. Per toglierli dalla vista basta selezionarli . Al solito riclicchiamo con il destro sullo schermo di SAP, si riapre questo menu a tendina e scegliete Remove Selection from View. In questo modo avete solo la vista delle tavole reticolari. Se voi a questo punto volete velocizzare la vostra selezione degli elementi, voi potreste anche decidere di selezionare il tutto e creare un gruppo, quindi Define Group. A questo punto add new group, scrivete travi reticolari come nome, ok, date ok. A questo punto basta andare in assign to group e selezionare il gruppo travi reticolari. In questo modo noi abbiamo salvato quel gruppo, quindi tutte le volte che vorremmo vedere solo le tavole reticolari andiamo a selezionare il gruppo. Allora, noi per ora non sappiamo come vengono realizzate queste crociere, non le abbiamo dimensionate, quindi per ora utilizziamo 2L al solito 60x60x6, non sappiamo ancora come vengono fatte. Quindi, reinseriamo. Due L 60x60x6, spazio 15, pin, e andiamo a inserire delle triangolazioni in questo modo. Allora, questo nodo viene collegato con il nodo inferiore di questa, il quale viene a sua volta ricollegato con il nodo superiore, di nuovo nodo inferiore, nodo superiore e nodo inferiore, e poi facciamo la stessa cosa partendo da questa altra parte. Nodo superiore, nodo inferiore, superiore, inferiore, superiore e inferiore. Ok? Allora, io in questo modo, scusami, per ora ho preso 2L 60x60x6, perché non le avevamo neanche predimensionate, ok? Poi andiamo a vincolare anche quest'altra parte qua, questa, nello stesso modo, quindi, ugualmente questa qua dall'altra parte. Qualcosa.
Allora, giriamo la vista, giusto per controllare la confusione. Ho girato la vista, perché sennò facevo confusione posizionale. Ci siamo? Manca l'ultima, a me, quindi anche a voi dovreste essere. Perfetto, esatto. E che succede? Oh cacchio, salvo con un altro nome perché mi fa l'idea che ora che ho diverso. Ci siamo fin qua? Allora, questi elementi abbiamo detto che servono per stabilizzare la griglia inferiore delle cambiate. Ora, potremo, diciamo, come primo tentativo anche lasciare solamente queste, ok? E eventualmente poi andare a fare la verifica della griglia inferiore assumendo come lunghezza libera di inflessione tutta questa. Si potrebbe anche fare questo, e vedere se poi nelle verifiche è soddisfatto oppure no. Per ora lasciamolo così, poi vedremo quando facciamo i calcoli, eventualmente la inseriamo successivamente, tanto non cambia niente. Va bene? Ci siete fin qua? Allora, a questo punto, cliccando con il destro, mettiamo nuovamente Show All, riselezioniamo il tutto e rifacciamo un Merge Join. Per vedere se ci sono casomai dei nodi sfalsati. E a questo punto proviamo a lanciare un attimo l'analisi per vedere se tutto va bene o c'è qualcosa che è condizionato in maniera sbagliata. Ci siamo? Vado! Allora, per mandare il run dell'analisi, l'abbiamo già fatto l'altra volta, basta semplicemente cliccare su questa freccia, però non mi ricordo se avevamo messo l'opzione di analisi piana, quindi andiamo in Analyze, Set Analysis Option, effettivamente questa era un'analisi piana, perché vedete che noi avevamo messo come gradi di libertà possibile UX, UZ e RY. In questo caso mettiamoli invece che è una struttura interagliata spaziale, quindi una space frame. Quindi queste cose controllate da sempre. Possiamo andare quindi con l'analisi. Quindi run analysis, always show, e vediamo se intanto date problemi. Hanno già parlato, scusate.
ho già visto che c'è qualcosa che non va. Vi avevo detto, può darsi che abbia messo troppi rilasci. Allora, ora uno con molta pazienza si deve mettere lì e ricercare quali sono questi nodi, però si vedono subito perché allora, sblocchiamo il modello, ok? E a questo punto, per ovviare a questo problema, perché quando voi utilizzate il pin del sample logico, che purtroppo possono venire queste cose, allora selezioniamo il tutto e a questo punto facciamo assign frame release partial fixing e togliamo a tutti i rilasci, a tutte le aste, e ridiamo nuovamente una rannata. Ovviamente in questo caso non si dovrebbe verificare nessun tipo di problema. Vediamo. E infatti ovviamente il problema doveva essere molto era in tutti quei nodi, ma possiamo praticamente ragionare in questo modo. Allora, innanzitutto mettiamoci sulle controventature, quindi mettiamoci sui piani in cui si hanno le controventature di parete. Non guardate le deformate, che queste sono anche finali. Sblocchiamo il modello, ok? E ragioniamo in questo modo. Allora, selezioniamo questi elementi. Allora, sicuramente questi elementi hanno, se mettiamo in vista gli assi locali, hanno il momento M33 nullo, no? Perché queste assi sono incernierate. E gli M22. Quindi, ragioniamo, mettiamo assign frame, frame section, rilasci, e qua possiamo mettere tranquillamente M22 e M2 e M33, scusate, dall'inizio alla fine. Questo sicuramente va bene. E anche per questo. Ok? Lo stesso su queste aste. Va fatto per gradi, e sicuramente su queste, negli assi finali, vanno benissimo. Infatti, se ora voi provate a rifare l'analisi con questi rilasci, vedrete che il zap per ora non vi dà nessun tipo di problema. Se voi fate run now, infatti il SAP ha fatto l'analisi, quindi sicuramente nei controventi non c'era uno sbaglio dei rilasci. Quindi sblocchiamo il modello e mettiamoci in tutti i piani delle controventature e rifacciamo la stessa cosa. Quindi qua, rilasci a tutti, anche a questi. Ho messo fuori il menu di scelta rapida, faccio prima. Va
basta cliccare contesto qua sopra e mettere cercare sideline. In questo caso compare un nuovo menu, che è questo. Poi prendiamo questo e questi devono avere solo il nodo start, rilasciamo e fin qua ci siamo. A parte che no, ma anche questo lo potete mettere tranquillamente anche per la finale, non è questo che vi dà problemi. Questo va bene. Infatti se voi date il run non dovrebbe darvi problemi. Vediamo. Infatti non dà problemi, quindi tranquillamente potete darne anche a quelle finali. Perché c'è ancora la colonna che è collegata. Così vi evitate il problema di dover scegliere il nodo finale e iniziale. Poi ci mettiamo anche nel controvento centrale. E al solito vediamo che rilascio. Ok? Quindi per ora questo è tutto corretto. Allora, ora facciamo questo altro ragionamento. Selezioniamo solo gli accarecci. Ok? Select. Print section. HA120. Gli diciamo di mostrare esclusivamente quelli selezionati. Ci posizioniamo nella vista 3D, quindi riselezioniamo il tutto, anche se alcuni erano già selezionati, erano quelli del controvento, e anche a questi li assegniamo questi rilasci. E riproviamo a rilanciare l'analisi. Molto probabilmente il problema era poi quando si arrivava al tutto insieme anche con le travature reticolari. Infatti, vedete, l'analisi di SAP è andata bene. Quindi si tratta solo di capire come fare le travature reticolari in maniera tale che non nascano questi problemi. Allora, sblocchiamo ancora il modello. Mettiamoci nella vista piana, quindi scegliamo la travatura reticolare. E a questo punto, poiché noi abbiamo già svincolato gli accarecci a momento M22 e M33, per quanto riguarda la travatura reticolare, basta semplicemente svincolare le aste al momento M33, non serve più l'M22. E tanto se già gli accarecci che ci confluiscono, l'M33 e l'M22, sono svincolati, vuol dire che quel nodo non arriva al momento. Quindi selezioniamo un attimo tutte le aste della travatura reticolare e le svincoliamo, come si disse però l'altra volta, in maniera tale che un'asta rimanga sempre, diciamo così, allora, assign. Proviamo a mettere l'M33 solo al nodo finale. Vediamo dove. Ok.
Vabbè, dopo lo rimodifico, tanto. Allora, questo lo rimettiamo nella corretta. Allora, a questo punto posso ad esempio prendere tutte le aste di parete e rilasciare all'inizio e alla fine gli M33. Così facendo, in ogni nodo c'è almeno un'asta che non è rilasciata, tranne questo qua, se vedete. Giusto? Sì. Quindi qua tolgo tutti i rilasci. Questa qua, se no io avevo un nodo dove tutte le aste erano rilasciate. Anche questa qui invece la posso rilasciare all'inizio e alla fine, invece, perché tanto c'è sempre la colonna collegata, ok? E posso rifare la stessa cosa anche di qua. E qui al solito cosa? Chi c'è che non torna? Questa? Qua? Fino a dove? Ah, di là, di qua? Cioè, qua? Questa qui? Vieni qua, fammi vedere sullo schermo che faccio io, se no non ci capisce. Sì, perché tanto è svincolata. Allora, questa qua mi chiedeva la vostra compagna se deve rimanere vincolata ad entrambi i nodi. Sì, perché questa qui praticamente è svincolata. Cioè, questo nodo è svincolato da queste tre aste e questo nodo qui è svincolato già da queste due aste. Quindi, se sono già i momenti nulli in queste aste qui, sicuramente sarà nulla al momento iniziale di quest'aste e di queste. Ora sì, ora si fa anche quella sopra. No, no, anche quella sopra è si fa. Allora, questa. Questo facciamo il nodo start, esatto, e questo si può fare anche questo. Questo è il nodo end, che c'ho l'asse riferito, facciamo così, assign frame, reverse connectivity, ok, e ora show releases e ora questo, ecco,
voi dovete rilasciarlo in maniera tale che in un nodo almeno un'asta non sia rilasciata, altrimenti praticamente si crea una labilità. Fatemi vedere se a rilanciarlo questa soluzione va, dovrebbe andare, non dovrebbe dare problemi. Rilanciamo, esatto. Allora, siccome questo rilascio, questa situazione del rilascio è corretta, questa travatura reticolare, possiamo dimmi. Sì. La quale parte? La destra mia o tua? Tua, quindi la sinistra mia, questa, ok? Cioè, vedete che praticamente in un nodo arrivano le aste, almeno un'asta non è svincolata. Ok? Ci siamo? Ma poi comunque ragazzi, questo file vi viene rilato e ci avete anche il video. Allora, a questo punto, siccome questa situazione è corretta, io farei una cosa di questo tipo. Selezionerei tutte le cambiate, quindi select group, travature reticolari, show selection only, li metto in 3D, e poi che cosa faccio? Le cancello e le ricostruisco. Cioè, vado a eliminare tutte queste, se no prendo questa, ora riseleziono la mia travatura reticolare e la ricopro nuovamente, quindi faccio 5 campi, a volte bisogna farlo, vediamo, ok. Rimetto in vista tutto e rifaccio di nuovo un merge joints. Allora, se provo a rannare di tutto, intanto fatemi controllare che vada bene, non dovrebbe dare errori di labilità. Esatto, infatti non dà errore di labilità. Ok? Allora, definito il nostro modello, quindi ora mettiamo che il vostro sia corretto, se no, tanto questa è solo una questione di costruzione. Allora, andrebbero ancora svincolati quelli che sono i controventi. No, i controventi mi sembra che sono già stati svincolati, quindi di falta. Quando si sono costruiti, no, vanno ancora svincolati. Allora, blocchiamo il tutto. Velocemente prendiamo questi. Sto prendendo i componenti di fare, voglio svincolare anche questi, sperando di avere questi punti. Avete ragione, sì. No! Ah, la colonna centrale. Questa qui, bravo. Sì.
Esatto, manca questo. Ok. Allora, al solito ci dovremmo essere e diventiamo questo svincolo. Vediamo un attimo se funziona. Allora, quello che ora noi dobbiamo imparare a fare in realtà è come cominciare ad assegnare carichi, perché a me mi interessa questo, che è il modello che arriviamo a farlo, tanto su quello ci dovete un pochino spiegare. Quindi sblocchiamo un attimo il modello. Allora, come si assegnano i singoli casi di carico? Allora, innanzitutto define load partners, questi sono i singoli casi di carico. Se voi ci cliccate sopra, come vedete, lui per default ha già un caso di carico, che è il debt. Quindi dice che... questo è un tipo di caso di carico, che dà la definizione del tipo di carico, semplicemente perché, come vedete, attraverso SAP sarebbe possibile fare le combinazioni di carico secondo il loro codice, quindi in funzione del caso di carico, poi lui nel fare le combinazioni di tagli opportuni coefficienti, eccetera, ma per questo mi interessa, comunque è un peso di carico morto. Se ci fate caso, poi accanto c'è self-weight multiplayer. Allora, nel dead voi volete che effettivamente, self-weight multiplayer, volete che effettivamente lui conteggi il peso proprio degli elementi strutturali, quindi in questo caso gli date 1. Io solitamente qua metto 1,05, quindi un aumento del 5%, semplicemente per tener conto del peso di quegli elementi che solitamente non vengono conteggiati, come il peso di culoneria, le piastre, eccetera, che sono comunque un peso che noi non conteggiamo, ma ci sono. Quindi io solitamente lo aumento il peso proprio della struttura del 5%, ma io forfettare. Per tener conto quindi di culoneria, piastre, eccetera. Definiamo ora gli altri casi di carico. Allora, noi come casi di carico abbiamo il carico neve, anzi, prima cosa, i carichi permanenti, diciamo, portati, che potrebbero essere G1 e G2, il carico neve, e i carichi accidentali, il carico verde. Allora, definiamo un carico G1, quindi G1, scriviamo, qui diciamo ad esempio che è un carico di tipo dead, ma questo poco ci interessa, e mi raccomando, a self-weight multiplayer date 0, perché sennò lui nel nuovo caso di carico vi va a conteggiare il peso proprio degli elementi strutturali, quindi lo conteggiate diverse volte, e qua fate add new load partner. Quindi vedete, lui ha come caso di carico il dead e il G1. Il dead conteggia il peso proprio degli elementi strutturali, il G1 no. Poi, non abbiamo il G2 nel nostro caso, ma abbiamo il carico neve, ad esempio chiamiamolo SN, snow, ok? Che tipo di carico è? Se voi lo volete specificare, io lo volete specificare, non è importante, mettiamo ADA, ok? Self-weight multiplayer 0 al solito. Poi abbiamo il vento. Allora, il vento, abbiamo il vento che espira in direzione X e il vento che espira in direzione Y. Vi ricordo che nel mio caso la struttura è simmetrica, quindi basta considerarla secondo due direzioni e basta. Nel caso in cui la struttura fosse asimmetrica, sarebbe necessario considerare quattro casi vento. Quindi il vento che espira in direzione X, il vento che espira in direzione meno X, più Y e meno Y. Quindi chiamiamo W+X, vento, wind, in direzione X. Qui ad esempio, se volete, possiamo mettere lo wind, ma non cambia niente. Add W+Y, add. Poi abbiamo l'azione termica, D. E non abbiamo altro, se non. Ok? Quindi questi sono i singoli casi di carico. Allora, come funziona SAP? SAP vuole che vengano assegnati nei singoli casi di carico i pesi ai vari elementi, ok? Poi per fare le combinazioni lui farà semplicemente una sovrapposizione di effetti.
si quindi andrà a sommare o a sottrarre quelle che sono le rispettive caratteristiche della sollecitazione e o deformazioni eccetera. Quindi allora qua possiamo selezionare ok perché abbiamo definito i singoli casi. Allora, a questo punto, innanzitutto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare il peso della copertura. Ok? Noi abbiamo detto che la copertura va a gravare sugli accarecci e abbiamo schematizzato la copertura come un carico uniformemente distribuito sugli accarecci, no? Ok? Avevamo che la copertura aveva un peso a metro quadro di 0,2 kN, ok? Che moltiplicato per il passo degli accarecci che sono a distanza di 2 metri dà un carico di 0,4 kN al metro. Ci siamo? Allora, selezioniamo tutti gli accarecci, quindi assign, scusate, select, property, frame, allora selezioniamo tutti gli accarecci interventi e a questo punto poi diciamo a SAP di mettere in vista solo gli elementi selezionati. Ovviamente lui selezionerà oltre agli accarecci anche le aste di parete dei controverti, ok? Ma noi possiamo decidere anche di fare una cosa di questo tipo. Le eliminiamo dalla lista. In questo modo. Ci rimettiamo nella lista 3D, selezioniamo tutti questi e creiamo un gruppo accarecci in maniera tale che una volta che noi dobbiamo modificare gli accarecci o fare delle cose particolari su questo possiamo selezionarli immediatamente. Quindi define group, add new group accarecci. E a questo punto in assign group, assign to group, assegniamo quegli elementi che sono stati selezionati al gruppo accarecci. Ok? Allora a questo punto mettiamoci vista 3D XY. Ok? Allora selezioniamo tutti questi accarecci e a questo punto scegliamo. Se voi avete questo tasto, questi menu di scelta rapida, fuori, potete scegliere, diciamo, questo, il frame con un carico tradizionale sopra, oppure andate in assign, frame, lower. Ok? Allora, lui vi chiede, vi permette di inserire varie tipologie di carico. Un carico diretto secondo la gravità, che può essere uniformemente distribuito o variabile lungo l'elemento. Oppure vi dice un carico distribuito, può essere anche un carico puntuale, può essere un carico temperatura, eccetera. Quindi ha varie tipologie di carico. Allora, noi dobbiamo inserire un carico uniformemente distribuito diretto secondo Z. Allora, scegliamo distribuite. Allora, come vedete, si apre questo menu a tendita. Fateci attenzione. Allora, in alto vi viene chiesto in quale caso di carico volete andare a inserire questo valore che ora voi vedete. Quindi voi potete scegliere il DED, ma potete scegliere il G1, l'SM, il W2X e così via. Allora, noi ad esempio vogliamo inserire il peso proprio della copertura nei G1. Io vi consiglio di lasciare sempre il DED da solo, quindi di non inserire mai dei carichi nel DED, ok? Quindi noi vogliamo inserire nel G1 il peso della copertura. Allora, questo che tipo di carico è? È un carico forza o momento? Perché voi potreste decidere anche di assegnare un elemento strutturale dei momenti uniformemente distribuiti, eccetera. Questi sono forze, quindi lasciamolo a type forze. Poi vi chiede la direzione in che sistema di riferimento la vuoi dare, nel sistema di riferimento globale oppure nel sistema di riferimento locale dell'elemento. E questo ad esempio ci servirà per il vento. In questo caso noi sappiamo che il carico è un carico verticale che va lungo Z, quindi scegliamo tranquillamente la globale. Poi, a questo punto ci viene chiesta la direzione.
Quindi noi possiamo dare questo carico nel sistema di riferimento globale con il fondamento istituito o lungo x, o lungo y, o lungo z, o lungo la gravità, cioè per il SAP per default la gravità è già diretta secondo meno z, ok? Oppure anche x, y, z proiettato. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che se noi abbiamo un elemento inclinato, ma abbiamo un carico uniformemente distribuito che agisce sulla proiezione orizzontale, come ad esempio veniva nel carico Negre quando abbiamo parlato, sarebbe possibile dirlo direttamente lungo la proiezione. Allora, in questo caso, se noi ad esempio scegliamo z e mettiamo, quindi z meno 0,4, perché vale in direzione opposta a z, meno 0,4, guardate bene che lui vi ridice anche in che unità di misura inserisce il carico. Quindi sono chiloni 1 al metro. Ok? Allora io gli do ok e lui me l'ha inserito. Effettivamente mi ha inserito questi carichi, ok? Ma rimangono fuori gli alcarecci laterali che hanno una larghezza di competenza che è metà degli altri, quindi il carico sarà dimezzato. Quindi rimettiamo la vista 3D y, okay. Seleziono gli alcarecci terminali, e a questo punto assai, vedete che in memoria è rimasto l'ultimo carico che io ho assegnato, quindi no, posso mettere 0,2 in realtà, e il circolo l'ho già sistemato. Poi, allora, mettiamo la vista in deformata della struttura, quindi ripuliamo il tutto, ma lui non ha cancellato i carichi sono rimasti in memoria, infatti se andate a cliccare su un alcareggio con il destro e andate a guardare loads, vedete che lui vi dice che è stato assegnato in G1 un carico meno 0,4 lungo z, quindi vi riassume tutto quello che voi avete assegnato a me. Allora, riselezioniamo nuovamente gli alcarecci e con lo stesso criterio andiamo a segnare il carico neve. Noi avevamo che il carico neve valeva 0,8 kN al metro quadro, quindi per 2 è 1,6 kN al metro, va bene? Quindi assign. Selezioniamo un nuovo caso di carico, che è il carico neve, e qua mettiamo meno 1,6. Ok? Selezioniamo gli alcarecci laterali e vediamo 0,8. Bene, siamo? Allora, supponiamo ora di voler inserire quello che è il carico del vento, e qua supponiamo di voler inserire il carico vento in direzione x. E consideriamo il caso. Lo ritrovo velocemente. Allora, in direzione x, nel caso di coefficiente di pressione interno di V. Riclicchi sull'elemento. Se te riclicchi sull'elemento, se glielo dai lungo la stessa direzione, sì, perché praticamente quando ti selezioni l'elemento e ti vuoi assegnare il carico, vedi che qua c'è option, cioè o end, che te lo somma a quello che avevi inserito precedente, oppure lui per default ti dà il replace, quindi lo sostituisce. Però lungo quella direzione che gli avevi dato prima, c'è, ok? Allora, supponiamo ora di volere, abbiamo detto, inserire il carico vento. Allora, per quanto riguarda il carico vento, nel caso di coefficiente, allora, per il carico vento, scusate, in direzione x, in realtà bisogna prevedere due casi di carico, perché noi avevamo un coefficiente di pressione interna e un coefficiente di pressione
che poteva valere 0,2 o meno 0,2. Quindi venivano due casi di carico differenti. Quindi allora chiamiamo, riandiamo in define e in load partner modifichiamo il nome di questo W(x) e chiamiamo W(x1) semplicemente modify. Ugualmente con questo, W(y1) modify, e poi inseriamo anche punto x2 at new node e punto x2 at new node. Ok? Perché abbiamo due coefficienti di pressione interni differenti. Allora, detto questo, prendiamo in considerazione il caso in cui il coefficiente di pressione interna valesse più 0,2. Allora, nel caso in cui valeva più 0,2, la pressione a metro quadro su tutto l'involucro dell'edificio era pari a 0,45 kN al metro quadro. Ok? Allora, 0,45 per 2, che è l'interasse tra gli accarecci, fa 0,9. Allora, selezioniamo tutti gli accarecci. E in questo caso, nell'assegnare il carico, ad esempio, Wx1, gli diciamo che questo è un caso di carico forza nel sistema di riferimento locale dell'archereccio. La direzione è la direzione dell'asse locale 2 dell'elemento, perché vi ricordo che l'asse 3 è l'asse, diciamo, solitamente ortogonale all'asse, diciamo, è l'asse, vabbè, ci siamo capiti qual è l'asse 3, perché sennò mi perdo il discorso. Allora, locale, lungo il sistema di riferimento, lungo la direzione 2, e a questo punto, siccome noi sappiamo che è un carico di depressione, quindi è concorde con l'asse locale dell'elemento 2, quindi qua gli diamo 0,9. 0,9, scusate, qui non c'è. Allora, vedete che lui me l'ha messo in maniera corretta, perché me l'ha messo diretto verso l'alto e è secondo la direzione locale degli archerecci. Ok? Quindi, a questo punto manca semplicemente da la penna degli archerecci laterali su cui il carico naturalmente è pari a metà. Ok? Allora, prendiamo in considerazione le colonne, quindi select, attraverso le proprietà selezioniamo le colonne sappiamo che sono degli HA220, e facciamo selection, show selection only, eccole qua, queste sono le nostre colonne, le mettiamo in vista 3D. Allora, a noi interessano esclusivamente le colonne laterali, perché nella centrale non abbiamo pressione del vento. Allora, noi sappiamo che queste colonne sono a passo di 5 metri, quindi 0,45 per 5 e otteniamo il carico a metro lineare da dare alla colonna, giusto? Quindi 0,45 per 5, 2,25. Non serve questo. Allora, quindi selezioniamo tutte le colonne, tranne quelle laterali. E quella laterale non la faccio più metà. E qui gli diamo il carico Wx1. Questo possiamo darlo o secondo il sistema di riferimento locale dell'elemento, ma anche nel sistema di riferimento globale. Qui possiamo lasciare il sistema di riferimento globale lungo x, e qua gli diamo 2,25.
Qua selezioniamo le colonne che mancano, che sono questa qui, questa. E questa. E rimettiamo la metà di questo carico, quindi 1,115, perché l'area, la larghezza di influenza di quella colonna è la metà delle aree. Ok? Ci siamo? Allora, date una rannata, dico io, cioè date l'analisi. Se voi date l'analisi, lui per default si calcola tutti i singoli casi di carico. Ok? Naturalmente noi ora abbiamo dato solo dei carichi lungo circon 1, SN, WX1, e vabbè, questo è l'altro, è uguale, negli altri casi di carico saranno 0 le caratteristiche della specializzazione. Allora, run. A questo punto, mettiamoci nel piano, mettiamo in vista tutti gli elementi e vediamo, cominciamo a vedere che caratteristiche della sollecitazione nascono. Ad esempio, frame, nel caso del vento, se io guardo la sforza assiale, scusate ma non ho messo l'auto factor, succede quello che ci aspettavamo. Noi avevamo detto che nel caso del vento si invertivano le caratteristiche della sollecitazione, cioè la briglia superiore veniva tesa, la briglia inferiore veniva compressa, le colonne venivano tese. Ok? Se poi noi vogliamo vedere il valore di questa caratteristica della sollecitazione, vediamo dalla lista nodi, perché tanto non sono nodi ora. Su questa voi potete vedere il valore dello sforzo assiale, che è 13,61 kN nella condizione di carico vento. Naturalmente poi qua sfogliando avrete anche dei momenti, momenti minori, momenti ok. Allora, detto questo, vi dico l'ultima cosa, e poi basta con le lezioni SAP perché esiste il manuale, come si fanno le combinazioni di carico, ok? Per le combinazioni di carico, basta semplicemente entrare in define load combination. Load combination, add new combo. A questo punto, allora qua avete il nome della combinazione, il tipo di combinazione che volete fare. In questo caso è semplicemente una combinazione lineare, okay? Quindi una somma algebrica dei singoli casi, però vedete che il SAP vi permette di fare anche un envelope, cioè una combinazione in sviluppo. L'envelope sarebbe il massimo di tutte le caratteristiche, il massimo fra tutte le combinazioni di carico che si hanno sulla struttura, oppure vi fa una somma dei valori assoluti delle sollecitazioni e così via. Allora, basterà selezionare ad esempio dead. In dead, se ad esempio noi per dead vogliamo dare un coefficiente parziale di 1,3, basta fare add. Ad esempio per g con 1 ancora 1,3 è coefficiente parziale di sicurezza. Poi, se ad esempio noi vogliamo considerare il caso della neve come azione accidentale fondamentale, selezioniamo il singolo caso neve e gli diamo un punto, uno scale factor di 1,5. Ecco. In questo modo voi avete definito, ve la faccio rivedere, la combinazione. Ok? Facciamo l'analisi. Tenete conto che le combinazioni le potete anche definire una volta che l'analisi è già andata, perché il SAP vi permette di inserirle successivamente. Quindi se voi volete ad esempio vedere il diagramma degli sforzi normali nella combinazione di carico 1, combo 1,
Questo è l'andamento degli sforzi normali. Ad esempio, voi sapete che in combinazione 1 sulla colonna avete uno sforzo normale di 63 kN. Questa è la colonna, diciamo, quella laterale, quella, diciamo, del frontone dell'edificio, scusate, non laterale. Se entrate sulla capriata, vedete che lo sforzo normale di compressione è 80. Se invece scegliete più 7BD una capriata centrale, vedete che lo sforzo normale è 144, e mi sembra che nel nostro caso noi avevamo stimato un 100. Un 168, quindi ci siamo all'incirca. Va bene? Lezioni SAP finite, cioè avete queste che ora vi darà la vostra compagna, le mette su YouTube, ci sono quelle sul cemento armato, quindi per il SAP le avete da qui a tutta la vita. Esiste un manuale che è fatto perfettamente, c'è un entry in linea che vi aiuta perfettamente, quindi ora spippolate.